Ciao a tutti amici di Miss Fabio Vale, oggi parleremo di Hollywood e delle sue, diciamo, personaggi che hanno invaso il nostro mondo. E se noi provassimo ad immaginare un mondo che non ha questi personaggi famosi, oppure che tutti erano famosi, come pensate che reagiremmo? Incominciamo da queste pop star, dalle persone famose, queste tipo Justin Bieber, One Direction, che hanno invaso il mondo e sono passeggere e nessuno di noi italiani li sopporta. Oh mio Dio! Quando cazzo risponde questa? Pronto? Giorgia, i One Direction stanno in Italia! Invece proviamo ad immaginare se tutta la popolazione umana fosse famosa. Oh, lo sai che sono famoso? Anche io. E se addirittura nessuno fosse famoso, se le persone famose non esistessero? Oh, lo sai che ho visto Michael Jackson? E allora? Niente. Oh, ho visto Justin Bieber, lo sai? E allora? Ma niente, però, emozionati. Lo so che non è nessuno, però. E allora? Niente. Oggi tutti con Selena Gomez, Justin Bieber, Miley. Ma chi li conosce a questa gente? Ma... E invece i paparazzi? Che scoop avrebbero? Chi è che inseguirebbero? Non avrebbero più un lavoro. Il nostro lavoro fa schifo senza persone famose. È vero. Pensate che non esisterebbero nemmeno più i giornaletti scandalistici. Come farebbero le donne più assetate di scoop? Amore, hai visto la rivista? Certo, come faccio a non vedere? Dai, si chiama Feffe. Vedi a questa, Madonna, è bruttissima, fa pietà. Miguel Bosé è un mio antipatico. Mamma mia, hai visto questa? Ma come se l'hanno messa? Che station da favola che c'è questa bella, va per fare. Ma guarda qui, ma ti rifai. Guarda qui, tanto questo si fa spesso nel tempo della macchina. Queste scarpette le ho viste da New Generation. A 5 euro, invece qua 250. Vedi a questa, Madonna. Cristo, mamma mia. Mi fanno schifo. Hai visto i miei capelli? Sono bellissimi. Ho trovato... Senza giornali, perché... Chissà, quei deficienti del quotidiano li hanno buttati via. Hanno tolto tutte le riviste. E ora come spettacoliamo? Le giornate diventano una vera e totale noia. Mamma, tu sei fatto caso che quella vecchietta che passa sempre sotto casa mi sembrava che aveva una cosa stranissima in petto. È vero, come la nipote, quella che viene a scuola con noi, quella di terza D. Sì, me la ricordo, quella aveva una cosa strana in petto. Sì, tipo una cosa. Tipo una cosa nera, tipo un neo, ma fa che era un neo? Non lo so. Ma schifo, dai, lei, dai. Ci hai fatto caso che Angela si è rifatta i capelli, si è messa due station lunghissime fino a qua. Fino a qua? Cavolo, nemmeno io se l'ho così lunga le station. Io se sono queste station bianche, perché sennò non sono parrucchiere, che sennò non ho detto bianche. Se mi immagino come bianchi, poi i non bianchi. Sì, ma quelli parrucchieri sono il meglio consiglio di tutti. La scuola lì, vabbè. C'è presente quella signora con i capelli ricci e neri, quella che sta al mercato? Sì, perché? Sì, no, veramente, cioè, è orrendo, tutta la faccia, non la posso guardare. E mia zia? Ah, bellissima. Sì, va bene, dai, cambiamo discorso. E invece tu la conosci, quella là dei frutti d'indolo? Sì, quella bionda. Sì, quei capelli corti. Sì, perché? Fa schifo. Come fa schifo?
Davvero? Sì. È mia madre quella! Zucconina! Beh! E che già fa che mamma, ti ha? Come che devi fare? Dovresti non offenderla, l'ha capito? Come ti permetti? E tu come ti permetti? Questo è il mio cappello! E tu come ti permetti di dire quella di mia zia? Oh, senti questo! Ma vuoi prendere la ecco, vieni qui! Vieni qui, là! Attesa! No. Ma tu sei tutte come la cava! Questi sono i miei capelli! Li ho pagati, sai? No. Ora vediamo! Il punto è che le ragazze possono essere ancora più scatenate. E la cosa è preoccupante. Molto, molto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale proprio qui. Iscrivetevi. Fatemi sapere anche se vi è piaciuto con un mi piace o con i commenti. E soprattutto iscrivetevi al canale. Vi voglio bene. Ciao! Ragazzi, ho appena rivisto il video e veramente in questo video mi sono messa in ridicolo più in qualsiasi altro mio video travestendomi in quel modo. Sembravo un travestito, appunto. Io spero solo che voi riusciate a capire che era un video per scherzare, fatto tra amici. Non vi fate brutti pensieri. E poi anche vi volevo dire che l'ultima scena è veramente imbarazzante. Una maglietta da femmine, una parrucca, non ho vergogna di parlarne. Spero che vi abbia fatto ridere almeno, che mi sono messa in imbarazzo. Il ridicolo, come un coglione. Ciao, iscrivetevi.